Cari fratelli e sorelle, oggi incominciamo un nuovo seminario che ha il titolo generale Parliamo del ritorno di Cristo. E il titolo del primo studio, quello di questa mattina, è il seguente: Il ritorno di Cristo annunciato. Vogliamo leggere il testo base che si trova nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 3. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. È la promessa ufficiale, la più importante, fatta da Gesù del suo ritorno. Io tornerò. Addirittura il versetto 18, Gesù dice: non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Quindi la Chiesa senza Gesù Cristo è una Chiesa orfana. È vero che Gesù ha promesso di essere in mezzo ai Suoi, con la sua Chiesa, spiritualmente fino alla fine dei tempi. Però la Chiesa ha bisogno anche della presenza visibile di Gesù Cristo. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi, fra parentesi, in modo visibile. Vorrei leggere una piccola introduzione a questo seminario. È normale, o dovrebbe essere normale, per un credente nella Bibbia parlare dell'evento più importante dopo la nascita e la morte del Salvatore, cioè il ritorno di Cristo, menzionato ben 1527 volte nell'Antico Testamento e 319 nel Nuovo. Tanto più che oggi molti credenti sono perplessi e si chiedono: perché Gesù non è ancora tornato? Forse anche noi una volta o più volte ci siamo chiesti la stessa cosa. Come mai Gesù non è ancora tornato? Ci sono di quelli addirittura che dicono: ma forse i nostri pionieri si sono sbagliati, forse i nostri pionieri non avevano visto giusto, visto che dopo 150 anni e passa, Gesù non è ancora tornato. Dov'è il problema? Come mai? Si sono sbagliati i pionieri? No, i pionieri non si sono sbagliati. Non si sbaglia colui che attende il ritorno di Cristo, non si sbaglia. Si sbaglia forse qualcun altro, quelli che non attendono il ritorno di Cristo. Ripeto, tanto più che oggi molti credenti sono perplessi e si chiedono perché Gesù non è ancora tornato. Questa domanda è a un tempo positiva e negativa. Positiva perché è indice di attesa, attesa del ritorno del Signore. Negativa perché può nascondere il dubbio e l'incertezza. Noi parleremo del ritorno di Cristo come avventisti del settimo giorno, cercando di fare il punto della situazione, studiando accuratamente i segni dei tempi, soprattutto in campo religioso, e chiedendoci onestamente: noi, avventisti del settimo giorno, Chiesa del rimanente, abbiamo fatto e facciamo tutto il possibile, come dice l'Apostolo Pietro, per affrettare la venuta
del giorno di Dio o no? Perché l'Apostolo Pietro dice che dobbiamo affrettare la venuta del giorno di Dio, quindi dipende anche dall'atteggiamento della Chiesa, che Gesù ha detto: quando questo Evangelo sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Quindi la Chiesa ha il compito di predicare questo Evangelo in tutto il mondo. E il mondo incomincia dove? Fuori dalla nostra porta. Lì incomincia il mondo. O ci lasciamo tentare dalle cose di questo mondo, indebolendo così la nostra fede e compiendo il nostro lavoro di testimonianza con poco slancio e con poca convinzione, sta scritto, Geremia 48:10, maledetto colui che fa l'opera del Signore fiaccamente. Invece tutto intorno a noi ci riconferma che la promessa di Gesù è vicina a compiersi. Ricordiamo le sue parole ammonitrici: perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figliuol dell'uomo verrà. Parliamo quindi di questo ritorno, parliamone, perché la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno si è formata in seguito allo studio accurato, intensivo, delle profezie che finiscono nella beata speranza, cioè nel ritorno di Gesù Cristo. Parliamone e leggiamo ancora dei testi che noi siamo abituati a leggere, che conosciamo a memoria ed è bene, però prima facciamo una riflessione. Sembra scontato, ma non lo è. Il ritorno di Cristo è una questione di fede da parte nostra, cioè l'accettazione del ritorno di Cristo è una questione di fede. Non soltanto il ritorno di Cristo, ma la legge di Dio, le profezie, la divinità di Cristo, la creazione, la riforma sanitaria, il santuario, il giudizio, tutto, la nuova terra, è una questione di fede. O noi crediamo a quello che dice la Bibbia, o noi non ci crediamo. Gesù ha detto: il vostro sì sia sì, il vostro no, no, il più viene dal maligno. Quindi è una questione di fede, una profonda questione di fede. Gesù ha annunciato il suo ritorno, lo hanno annunciato gli apostoli, lo hanno annunciato gli angeli, lo ha annunciato la Chiesa apostolica e lo annunciamo noi. Matteo capitolo 24, versetto 30. Gesù, nel famoso discorso profetico, dice quanto segue, nel versetto 30. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Che bella questa espressione! Tutte le tribù della terra, cioè tutte le nazioni, vedranno il ritorno di Cristo e faranno cordoglio. Ma perché fanno cordoglio? Fanno cordoglio perché non se l'aspettano. Gesù viene all'improvviso, ma viene. Gesù viene. E un po' questo pensiero viene ripreso da Giovanni nell'Apocalisse, ricorderete questo versetto facilmente, versetto 7 del capitolo 1. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen.
C'è una versione inglese che dice, traduce, tutte le nazioni della terra saranno prese come da rimorso. Tra parentesi, diranno, ma allora, quelli che avevano annunciato e avevano creduto nel ritorno di Gesù Cristo, un ritorno personale, visibile e glorioso, avevano ragione, ma certo che avevano ragione, ma amici miei è troppo tardi, oramai non potete più prepararvi. Quindi Gesù ripete continuamente, e gli angeli, Atti capitolo 1, versetto 11, Gesù è asceso al cielo, è sparito coperto da una nube, e mentre questi discepoli stanno lì a guardare ancora in alto, versetto 10 e versetto 11 di Atti capitolo 1, e come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Ritornerà. Gesù poco prima aveva dato un ordine. Versetto 7, egli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Su, brava gente, su, apostoli di Gesù, su, discepoli, andate a testimoniare in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e raggiungete l'estremità della terra. Questo è il comandamento che hanno dato gli angeli, anche se non hanno ripetuto queste mie parole. Perché state a guardare verso il cielo? Gesù tornerà nella medesima maniera che l'avete visto, quindi tornerà in modo visibile, in modo personale, in modo glorioso. Poi Atti capitolo 3, versetto 19 e 21, è Pietro che parla e dice: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Perché deve essere ritenuto in cielo? Perché l'opera di Cristo non è ancora finita. È nato, è vissuto, ha predicato, ha sofferto, è morto, è resuscitato, è asceso al cielo, però deve ritornare, deve intercedere intanto e deve ritornare. Tito capitolo 2, è l'apostolo Paolo che scrive dal versetto 11 al versetto 14: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere.
e la Chiesa Apostolica, vi ricordate come si salutava? Prima Corinzi capitolo 16 versetto 22, Maranatha, è una parola aramaica che vuol dire il Signore viene. Non dicevano soltanto Shalom, cioè pace, dicevano Maranatha. Certo, la Chiesa Apostolica non poteva immaginare, e come avrebbe potuto immaginare, che un lungo tempo sarebbe passato prima del ritorno di Cristo. La sorella White dice che Gesù, quando pronunciò il sermone profetico, non parlò tanto di tempo, perché i discepoli si sarebbero scoraggiati. Parlò di segni, parlò di persecuzioni, fece la famosa profezia a doppio piano, parlando della fine di Gerusalemme e mettendola in relazione con la fine del mondo, però non parlò di date. I discepoli non avrebbero potuto sopportare una cosa simile. Tanto era il desiderio di rivedere Gesù personalmente. Quindi questo Maranatha, questa fede nel ritorno di Cristo della Chiesa Apostolica, era un motivo stimolante alla vigilanza, alla preghiera, alla pazienza, all'azione missionaria. Mi piace una citazione del famoso evangelista Billy Graham, in Mondo in Fiamme, pagina 230, dice: la sua prima apparizione, parlando di Gesù, avvenne nel silenzio, coi pastori, le stelle e la mangiatoia. La sua seconda venuta avverrà con i suoi guerrieri sfolgoranti venuti dal cielo, in grado di tenere testa ad ogni situazione e di sconfiggere i nemici di Dio fino a quando egli non avrà sottomessa tutta la terra. Nessun cristiano ha quindi il diritto di andare in giro torcendosi le mani e chiedendosi che cosa si debba fare all'attuale situazione del mondo. La Scrittura dice che tra persecuzione, confusione, guerre e rumori di guerre dobbiamo confortarci reciprocamente nella conoscenza che Gesù Cristo ritornerà trionfante nella sua gloria e maestà. Molte volte, prima di andare a letto, penso che Cristo può venire prima del mio risveglio. A volte, quando mi sveglio e vedo l'alba, penso che forse questo è il giorno in cui ritornerà. E io credo che ogni credente possa fare sua una simile dichiarazione. Adesso vediamo lo scopo per il quale Gesù Cristo ritornerà. Oramai la Chiesa è andata così lontano, la Chiesa cristiana in generale, è andata così lontano dal Maranatha della Chiesa Apostolica, è andata così lontano dal ritorno di Cristo, che bisogna puntualizzare, bisogna specificare perché Cristo deve venire, perché Cristo non può non venire. Fa parte dell'economia cristiana, né il compimento. Prima di tutto, Cristo verrà per concludere l'opera della salvezza in favore dell'uomo. C'è stata la nascita di Cristo, suo ministero, la morte, la resurrezione, l'ascensione, l'intercessione, ci deve essere il ritorno. È una scala di 7 gradini straordinari. Deve venire. Tutta l'economia cristiana tende verso questo ritorno. D'altronde il Padre nostro lo dice, il tuo regno venga. Anche il credo recitato quotidianamente da milioni di cristiani, che cosa dice?
cosa recita? Di là, dal cielo, Cristo ha da venire a giudicare i vivi e i morti. Ecco, il primo motivo, la prima ragione, il primo scopo è quello di concludere la sua opera. Secondo scopo, Cristo verrà per separare i buoni dai malvagi. Nella parabola del grano e delle zizzanie, Gesù Cristo ha insegnato che i buoni e i cattivi devono stare insieme, anche nella Chiesa. Eh sì, perché la Chiesa è fatta di buoni e di cattivi, non è fatta esclusivamente di buoni. E io vi ripeto, vi ho sempre ripetuto, che non mi piace quella frase pronunciata infelicemente da qualcuno: nella Chiesa è meglio essere pochi ma buoni. Pochi siamo già. Buoni chi è che lo stabilisce? Tu lo stabilisci? Bravo! Gesù Cristo risponde: nessuno è buono, soltanto il Dio. I buoni e i malvagi devono convivere. Alla fine c'è la mietitura, cioè la fine del mondo, i mietitori sono gli angeli, e Gesù Cristo verrà a separare i buoni dai malvagi. E allora quante sorprese avremo, quante sorprese. Vogliamo leggere Matteo capitolo 25, dal versetto 31 al versetto 33. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Gesù Cristo verrà per stabilire la verità, per separare gli uni dagli altri. Adesso è tutto un groviglio, spesse volte non si capisce niente, e quando noi cerchiamo di dipanare questo groviglio, in genere peggioriamo le cose. Tocca al Signore fare quello, non noi, tocca al Signore. Gesù Cristo verrà e separerà, perché solo Lui conosce quelli che sono buoni e quelli che non sono buoni. Soltanto allora ci sarà la separazione. Quindi voi capite che tutta la dottrina cattolica del giudizio particolare, che insegna che le anime vanno subito o in paradiso, in genere, o in purgatorio, o all'inferno, non sta in piedi. Perché Gesù Cristo allora verrà come giudice supremo e separerà i buoni dai cattivi. La Chiesa non ha il compito di giudicare, di stabilire chi è santo o chi non è santo. No, la Chiesa ha il compito di essere testimone e di predicare l'Evangelo in tutto il mondo per affrettare il ritorno di Cristo Gesù. Quindi, primo motivo, Gesù verrà a concludere l'opera della salvezza in favore dell'uomo. Secondo motivo, verrà per separare i buoni dai malvagi. Terzo motivo, terza ragione, Cristo verrà per resuscitare i morti giusti e trasformare i giusti viventi e per rapire la Chiesa nel cielo. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 15 al versetto 17. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima resusciteranno i morti in Cristo. Poi noi, viventi, che saremo rimasti,
verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. E conclude il suo appello, il suo ragionamento con il versetto 18 dicendo: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole, consolatevi, una consolazione. Quindi Cristo verrà a resuscitare i morti, verrà a resuscitare i morti giusti, però attenzione, gli altri resusciteranno dopo, alla fine del millennio, e a trasformare i giusti viventi. Ma ve lo immaginate lo spettacolo? Io, per quanto mi sforzi, non riesco a immaginare. Sarà una cosa grandiosa, ma che? Ma neanche Michelangelo, il grande genio artistico, il grande pittore, ha potuto immaginare una cosa simile. Le tombe si aprono e vengono fuori i giusti, trasformati, non come quando sono scesi nella tomba con i segni della devastazione mortale, la malattia. No, vengono fuori come se fossero giovani di un'eterna giovinezza. E noi, dice l'Apostolo, che saremo rimasti. E mi domando, ma l'Apostolo pensava proprio di poter assistere a questa resurrezione, a questa trasformazione o no? Perché parla al presente, parla di sé. Io credo di sì. Anche se poi nella seconda epistola c'è scritto, guardate che il Signore non è che venga adesso perché ci sarà l'apostasia, eccetera, eccetera. Io credo che era così grande il desiderio dell'Apostolo Paolo di rivedere il Signore che si immedesima, dice: noi che saremmo rimasti, che faremo? Ma butteremo via questa povera nostra umanità fatta di bastoni, di stampelle, di pillole, di pastiglie, di protesi e di ogni cosa che ci occorre per andare avanti. Saremo trasformati con i giusti viventi, i cimiteri diventeranno da luogo di silenzio, di tristezza, di piante, diventeranno dei luoghi di gioia, perché la gente si abbraccerà, ritroverà i propri cari estinti. Che spettacolo di consolazione! L'Apostolo dice: consolatevi gli uni gli altri con queste parole, consolatevi. E la Chiesa viene rapita. Saremo rapiti nelle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E quarta ragione, quarto scopo, Cristo verrà per dare il premio e il castigo. Anche se il premio è il premio è dato subito, il castigo verrà dato dopo i mille anni, dopo l'altra fase del giudizio, che è quello degli empi, che durerà per tutto il millennio. Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, dal versetto 6 al versetto 10. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Uno spettacolo straordinario. Il Signore verrà a dare il premio e verrà a dare il castigo. A me la vendetta, dice il Signore.
Voi se avete dei nemici riunite dei carboni accesi sul loro capo. In tal modo li farete arrossire di vergogna, li metterete con le spalle al muro, non avranno argomenti da opporre al vostro modo di fare. A me la vendetta, in quel giorno il Dio vendicherà i suoi santi, farà giustizia. Ecco lo scopo del ritorno di Cristo, fratelli e sorelle. Però ci sono i pericoli che noi vogliamo brevemente prendere in considerazione. Quali sono questi pericoli? Il Signore li ha previsti. Ci saranno i famosi, tristemente famosi, schernitori. Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 3 e 4. Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ecco gli schernitori. Ne avete incontrato di questi schernitori? Ne incontrate? Io tanti, tanti. Sono gli schernitori beffardi che si beffano a proposito del ritorno di Cristo. Mi ricordo 55 anni fa, col Portavo, nelle Marche, esattamente a San Benedetto del Tronto, anno di grazia 1948, un caldo, e incontrai un gruppo di ragazzi cattolici, cattolici della parrocchia, dell'oratorio. Ce n'erano alcuni che ascoltavano, perché io alla sera poi andavo a parlare del ritorno del Signore. Pensate, ragazzi di 20 anni che si ritrovavano, ma io penso che ancora adesso si ritrovino ragazzi giovani a parlare della Bibbia. Non è che fosse patrimonio di 55 anni fa. Comunque c'erano quelli che ascoltavano, c'erano quelli che ridevano. E c'era un prete che stava dietro a loro. Allora si vedeva che questo prete suggeriva. Il prete non era presente. Era così coraggioso che all'apparire del lupo rapace protestante, che sarei stato io, si tenne nascosto per benino. Scrissi delle lettere e loro mi rispondevano, e proprio lì si vedeva la beffa del prete, perché loro non potevano sapere come erano andate le cose, perché parlava dei credenti che aspettano ancora il ritorno del Signore sulle colline del Massachusetts. Chissà perché Massachusetts gli veniva bene come parola, uno degli Stati Uniti, della costa orientale degli Stati Uniti. Prendevano in giro quelli che aspettavano e quelli che aspettano prendere in giro. Perché prendere in giro della gente che aspetta il ritorno del Signore? E io dicevo: ma non recitate voi il Padre nostro e non dite il tuo regno venga e non recitate di là da venire a giudicare i vivi e i morti. E perché prendete in giro quelli che ci credono? Ma erano parole, penso, logiche, bibliche, ma la logica e la Bibbia valgono poco, con tutta la loro potenza, se non c'è una cosa di cui parlavo prima, se non c'è la fede, se non c'è la fede, è inutile, la logica non funziona. Poi mi dicono: ma la Bibbia chi l'ha scritta? Chi mi dice che l'ha scritta la Bibbia? Cervelloni, bravo. La Bibbia è stata scritta da uomini ispirati dallo Spirito Santo. Se non c'è la fede, è inutile il discorso.
E io capisco sempre di più il fratello Asiano, il pastore Domenico Asiano, che non so se in questa chiesa o in un'altra chiesa, ha una sorella che gli diceva: fratello Asiano, c'è qui un signore che non crede in Dio. E il fratello Asiano rispose rudemente: e se non crede in Dio, che cosa vuole da me? E quello se la batté subito. Voi mi direte: ma i pastori sono lì per aiutare. Sì, però anche per esprimere in coscienza il loro parere. Se non c'è uno straccio, scusate il termine, di fede, il discorso diventa impossibile. Cosa dice l'Epistola agli Ebrei? Senza fede è impossibile piacere a Dio. Se non c'è la fede, il discorso muore. Quindi si può essere cristiani, si può appartenere alla Chiesa Cattolica, si può appartenere a una Chiesa Evangelica, a una Chiesa Ortodossa, Copta, quello che volete. Se non c'è la fede, si ride al pensiero del ritorno di Cristo, che pure c'è, non soltanto nel Padre Nostro o nel Credo, ma nelle formule della Chiesa. E dopo gli schernitori, Gesù parla del servo malvagio. Chi è questo servo malvagio, opposto al servo fedele? Matteo capitolo 24, versetto da 48 a 51. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Ah, qui Gesù scende più ai particolari, parla del servitore. Chi è questo servitore? La sorella White dice che questo servitore, sia il servitore del versetto 45, il servitore fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo, eccetera, e che aspetta il ritorno del suo padrone, con questi due, il servitore fedele e il servitore malvagio, la sorella White identifica la classe pastorale della Chiesa, cioè coloro ai quali è dato l'incarico di nutrire il gregge con la parola, in attesa del ritorno del Signore che è il padrone della Chiesa. Allora c'è quello fedele e prudente che spezza il pane della parola, c'è beato quel servo, versetto 46, che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che invece di dare da mangiare ai servitori che gli sono sottoposti li picchia, e com'è possibile? Sì, ci sono degli incaricati che invece di dare da mangiare picchiano. Ah no, no certo. Perché li picchia? E poi se la spassa con gli ubriaconi. Perché dice, attenzione alla frase, il mio Signore tarda a venire. Non dice non verrà. Tarda a venire e io mi do buon tempo, mangio e bevo e pesto questi qua. Io faccio il dittatore, faccio il padrone e me la spasso. Al momento, nell'ora che quello non pensa, arriva il padrone. E allora cosa succede? Succede che invece del premio che dà a quell'altro, dà il castigo. Nell'ora che non sa lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lo licenzierà in tronco
dopo averlo fatto pestare come lui ha pestato, ha abbattuto gli altri. Questo cosa vuol dire? Questo servitore infedele, malvagio, è peggio degli schernitori, che possono essere fuori dalla chiesa del rimanente, possono essere fuori, ma questo è dentro. Questo non nega il ritorno di Cristo, non nega il ritorno del suo Signore, dice tarda a venire. Ecco, vorrei dire questo in conclusione, fratelli. Noi avventisti del settimo giorno abbiamo ricevuto l'incarico di annunziare il ritorno del Signore e nell'attesa di nutrire le persone con la parola di Dio. Attenzione che noi non facciamo come questo malvagio servitore che dice il mio Signore tarda a venire. È la mia preghiera. Amen.